Boh, credo di essere in diretta, come al solito sono ancora un po' imbranato su sta cosa. Chissà, c'è la camera sporca, fa schifo, scusate, ma... E rieccomi qua. Ciao a tutti, io sono Teo e questa è una mini live improvvisata che non era assolutamente in programma. Anche perché oggi è la giornata dedicata ad Orson Welles a 32 anni dalla sua scomparsa. Sull'immagine c'è scritto 31, l'ho caricata stanotte, non ero molto lucido e chiedo scusa. Imbranato, lo so, è che sono emozionato. Volevo dirvi grazie, ma proprio tanto. E non me l'aspettavo. Un attimo che riprendo. Sono fatto così, che cazzo ci devo fare? Grazie perché la campagna di crowdfunding di Cinefex ha raggiunto l'obiettivo e abbiamo passato i 3.000 euro e volevo dire a Mauro Cemolani che tu sei matto, vero? E grazie. L'ho aperta il 17 settembre, siamo al 10 ottobre. Non me l'aspettavo, devo essere sincero, non mi aspettavo neanche di riuscirci. Riuscirci 3 settimane prima è una roba che sinceramente va oltre ogni concezione. E boh, allora evidentemente vi interessa quello che faccio e ci tenete. E vi voglio bene. Sono emozionato. Si vede, sto facendo la figura del bambino, ma sono commosso. Sinceramente, sto facendo fatica a stare serio. E boh, quello che dicevo prima che si raggiungesse la cosa. Mauro, sì, vaffanculo, è colpa tua e di tutti gli altri che hanno contribuito. La vivo come un'iniezione di fiducia e affetto e boh, e interesse nei confronti del progetto, di quello che faccio, e quindi questa cosa mi responsabilizzerà in una maniera enorme, ma mi piace la cosa perché so che c'è un pubblico interessato alla cosa. Se mi vedete incredibilmente in camicia, di solito questa camicia la uso per fare i live. Non so, di solito metto le magliette nella vita, ne ho quasi due. Circa 200, poi la chiacchi me ne ha fatte buttare via una trentina quando è venuta a vivere da me per fare spazio. Io poi nel frattempo ne ho comprate altre 50, quindi vabbè. Però di solito uso le t-shirt, sono in camicia perché stamattina ho avuto un incontro importante con gente importante, sempre riguardante il progettone Cinefex che arriva a breve e non vedo l'ora di farvelo vedere. E grazie, grazie a tutti, grazie Simone, Pietro, Lorenzo, Andrea, Marco, Mauro, Simone, Pietro, Mauro, Andrea, ripeto i nomi, Fabrizio, Manuel, Luca, Giacomo, tutti e poi tutti quanti. Il video di ringraziamento, quello generale, totale, globale, lo farò chiaramente a campagna finita, perché comunque la campagna è ancora lì, finisce il 31 ottobre. Ah, ecco, una roba. Io avevo girato col cellulare i primi 4 video che spiegavano le ricompense. Ieri è andato pubblico su Facebook e YouTube quello su Taxi Driver. Domani doveva andare quello sulla ricompensa Blade Runner. Tra 3 giorni quello sulla ricompensa dei Blues Brothers, che faceva anche molto ridere perché mi ero conciato come i Blues Brothers e con la chitarra. E domenica quello successivo che era sul Grande Lebowski, la ricompensa della tazza. Non li metto online, li tolgo, sono già programmati sia sulla pagina che sul canale. A sto punto li tolgo, perché che cazzo di senso ha? La campagna era fatta, che poi era fatta, magari poi uno mi fa lo scherzo di qui al 31 ottobre e mi toglie i soldi che mi ha donato e io rimango come un cippi di merlo. Tutto bello felice e invece poi me la prendo nel culo. Comunque la campagna è nata per fare in modo che poteste. Ma è giusto?
Non capisco neanche più cosa sto dicendo. E fare in modo che poteste, credo sia giusto, darmi una mano a non sentire il danno del furto subito, e una volta raggiunta è inutile che continuo a rompervi i coglioni con la campagna del crowdfunding, perché che senso ha? Se poi c'è qualcuno che vuole darmene ancora, e tanto è tutto trasparente e segnalato, cioè io non è che poi me li metto in tasca. Quello che mi arriva in più io lo investo comunque nel progetto. Non è che vado in vacanza, vado a mangiarmi il sushi figo No, non voglio fare pubblicità. Ma sì, la fa. No, ma fanculo, non la faccio, mica sono amici miei. Cioè non li uso per i cavoli miei, li userei comunque per investirli sul progetto, ma una volta raggiunta la cifra. Beh, io direi che posso anche evitare di rompervi le balle ancora dicendo c'è la campagna, aiutatemi, donate al crap. No, perché tanto è lì, è raggiunta. Quindi direi che toglierò i video dalla programmazione, così almeno non si agita nessuno, anche perché mettendo su YouTube le due dirette di domenica e il video di ieri di Taxi Driver ho perso 30 iscritti. Che, vabbè. Non gli piacevano queste cose, se ne sono andato, magari torneranno. Quindi niente, quindi basta, direi che non è facile, ma è possibile. Claudio Manca, quello che ha commentato qua sotto, è il regista del videoclip dell'ingranaggio di cristallo che abbiamo finito di girare ieri. Quindi è colpa sua poi. Se il video sarà brutto, la colpa è sua, ma non sarà brutto, io lo so. E quindi niente, per dirvi che proprio per rispetto, perché già mi sentivo un po' in colpa e mi vergognavo molto ogni volta che dovevo promuovere la campagna, perché non lo so, è una roba di orgoglio personale probabilmente. Quindi che senso ha mettere adesso i video che spiegano le ricompense se tanto la cifra è raggiunta? Non ha nessun senso. Il fatto che quello dei Blues Brothers faceva ridere. Però vabbè, non lo metto, chi cazzo se ne frega, mi concerò da Blues Brothers un'altra volta, ecco. E niente, volevo ringraziarvi ancora tantissimo, non me l'aspettavo. E che dire, mi è passata un attimo la pompa della lacrima, l'inizio della live ero tanto così, ma non è bello, quindi posso anche evitare. Grazie ancora a tutti, rivelaci il progetto segreto. Stu cazzo, è segreto, lo sto seguendo, tenendo, lo sto seguendo. Come cazzo parlo? Lo sto tenendo segreto da mesi, secondo te te lo butto lì così? No, aspetta un attimo e ci arriviamo. Ma e basta, e rido, sì, rido, ma mi commuovo anche, cioè, che bello. È proprio una figata, cioè, mi arriva proprio. Tutta la roba addosso. E grazie ancora. Quindi direi anche basta, anche perché nella giornata la camicia potevi metterla bianca. La camicia bianca, c'ho una camicia a maniche corte che ho nel video del Blues Brothers, tra l'altro, però vabbè, c'entra un cazzo. Si può fraintendere, che cazzo di fraintendere? La camicia nera è elegante, non è che è elegante poi. Cioè, ammetto io niente, è elegante. No, hai sbagliato, Alessandro. Ah, non è quello. Anche perché non è che se fosse quello, cosa c'entro io che ci lavoro su mesi e che investo? No, cioè, dovrebbe esserci qualcun altro, no? E quindi è sbagliato, è un'altra cosa. Dovevamo arrivare ad Halloween, ma la campagna io non la posso togliere prima, cioè non è che posso adesso che la cifra è raggiunta, non è che posso dire a quelli di Ulule, va bene, allora stoppatela. Non funziona così, bisogna aspettare il termine. E quindi niente, starà lì, mezza lì, perché, ripeto, non mi sembra il caso di continuare a spingerla. C'ho sempre Marge che deve rompere le palle quando faccio il diretto. Marge, vuoi venire sul tavolo? Che almeno, eh? Vuoi venire? Vabbè, prendo un attimo Marge così la smette di far casino nella sua teca. Vieni qua, fatti vedere. Oh, eccola qua. Che vi ricordo, lei è la parente della tartaruga di Cannibal Holocaust. Quindi lei non piace che dica il nome di quel film che le evoca brutti ricordi.
Lo so, e infatti è bellissimo Mario. Stretch goal, Paolo. Stretch goal, ci sono scritti. Ma non me la sento più di tanto di spingerli. Sono lì. Se uno vuole darmi di più per farmi arrivare a prendere le cose che ci sono scritte, investire sul progetto, va bene. Ma la campagna non è nata per investire. Cioè, non lo so, mi sembrerebbe una stronzata, posso dirlo. Io vi ho chiesto un aiuto per evitare di andare nella merda più totale, perché questi teste di cazzo mi hanno fatto il furtone. Una volta che copro le spese del furtone. Sì, mi vuoi dare altri soldi? Va bene, ok, li prendo e li investo. Compro gli hard disk, mi compro, se arriva la cifra tanta, mi prendo la fotocamera nuova. Tutti i cazzi che ci sono scritti anche sulla campagna, è tutto scritto e, come si dice, è dichiarato. Ma spingerla ancora dicendo cosa? Non lo so, mi sembra proprio. Sembrerebbe una mancanza di rispetto nei confronti di tutti voi che mi seguite e che siete lì e mi sostenete. La campagna aveva uno scopo primario, lo scopo primario è stato raggiunto. Va già benissimo così, è già platino così, non è neanche oro, è già platino. In 3 settimane invece che sei. Non me l'aspettavo, ripeto, è una figata. Quindi basta così. Robocop? Ma com'è Robocop? Cosa vuol dire Robocop? Perché Robocop? Non lo so. Ma è adorabile. È vero che è adorabile. È vero che è adorabile. Perché Trainspotting? Perché Trainspotting? Aspetta, forse ti riferisci alla risposta al descrivi la tua vita sessuale con il titolo di un film. Non l'abbiamo mai capito. C'è una ragazza che ha risposto Trainspotting, è venuto fuori un thread della Madonna lì sotto, che a un certo punto è anche degenerato. E non va bene quando le cose degenerano. Non mi piace, lo sapete ormai. Andate a degenerare altrove, ecco. Però non si è mai capito che cosa intendesse descrivi la tua vita sessuale con il titolo di un film. Trainspotting. Boh. Magari sta con uno scozzese. Non lo so. E allora, sto facendo un live qua, bambino di. E vabbè, basta. Potrei anche evitare di continuare ad andare avanti. Sono le 3 e 12. Alle 4 ci sarà un altro bel post su Orson Welles e Quarto Potere e soprattutto Greg Toland. Vi ho scritto un po' di menate tecniche, c'è un sacco di gente che dice, scrivi un po' di roba tecnica ogni tanto, l'ho scritta. Poi mi direte se vi piace quel tipo di post oppure no. Bisogna discutere con Tony Civili, esatto. Tra l'altro Tony Civili è un tuo amico che si chiama Antonio Civili e tu lo chiami Tony. Queste sono quelle robe che taglio di solito in montaggio, quando è invece in live se la devono beccare. Guardare i treni che passano. Ho capito, ma come fa la tua vita sessuale a essere paragonata a un treno che passa? Ah, nel senso che lei vede, lei perde i treni. Questo potrebbe essere una bella chiave di lettura, in effetti. Questo non è male. Che ne pensi di finanziare una serie TV su questo esempio di aspetta, la Madonna! Adesso va bene tutto, ma con calma, non esageriamo. Tony Civili è infatti esatto, amico di Tony Manero e anche Tony Montana e anche Tony Soprano, sono tutti amici, quando si ritrovano e discutono tra di loro c'è sempre qualcuno che arriva lì a dirgli abbassate i toni. Direi che possiamo anche smettere con questa stronzata e io vi rifaccio vedere Marge, Marge, ti vedono, vieni qua. Oh. E io e Marge vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo. Dopo questa vattene, infatti me ne vado, Mattia, promesso. Io, ripeto, vi ringrazio di brutto. Vi voglio bene di brutto. Non me l'aspettavo, l'ho già detto. Marge, fai cadere tutto se non la smetti. E vi amo. Non so come comunicare questa cosa che mi sta prendendo dentro perché è bello, ripeto, è proprio, è tipo come se tutti quanti mi stesse dicendo,
Vai avanti perché ci tengo a quello che fai, non voglio che lo fai male, che lo fai di merda, che lo fai arrancando e quindi ti aiuto. E questa cosa mi è arrivata veramente tutta in faccia così improvvisamente, non me l'aspettavo, anche perché è successo tutto negli ultimi 2 giorni, c'è stata un'impennata bestiale che non si sa bene dovuta a cosa. E basta, la finisco qua. E posso concludere dicendo semplicemente, magari ne scrivo domani, che Mother di Darren Aronofsky è un film della Madonna. Ho visto ieri sera e mi è piaciuto tantissimo. È coraggiosissimo ed è, secondo me, in questo periodo in cui siamo subillati da, su, anzi, su, subissati da sequel, remake, reboot, eccetera, un film come quello prodotto da una major come la Paramount è il tipo di cinema di cui secondo me c'è bisogno. Una roba coraggiosa, metaforica, girata da Dio, c'è Liba Tika, la fotografia che ormai mi fa incazzare da quanto è bravo. Lei, ripeto, a me la Lawrence piace fisicamente e anche come attrice, e in questo film, sto cazzo, è tutto sulle sue spalle. Oh, a me è piaciuto un casino, non capisco. Quelli che l'hanno fischiato a Venezia, secondo me, si drogano veramente malissimo. Cioè, non hanno. A parte che probabilmente non hanno colto l'allegoria che è palese del film. Poi chiaramente ci sono un sacco di robe nascoste, ma c'è l'allegoria principale che è evidentissima. Se non la cogli, sei proprio uno che ha vissuto in una grotta per tutta la vita, poi un giorno è uscito dalla grotta e ha detto: ah, c'è un mondo fuori dalla grotta, cosa faccio? Vado al cinema a vedere Mother. Anche te, no, come fai poi a capire cosa stai vedendo? Comunque, basta. Io vi saluto, vi lascio alle vostre cose, ai vostri affetti, alle vostre passioni e al vostro tempo, che magari avete anche di meglio da fare piuttosto che sentire uno che continua a parlare e a dire cazzate come sto facendo. Un bacio enorme e ribadisco il grazie gigantesco. Appena si conclude, io il giorno dopo la fine della campagna mi metto a organizzare tutte le ricompense. Vi ricontatterò. Ah, ecco, questo è importante. Vi ricontatterò uno per uno per quelli che hanno scelto magari la maglietta, la felpa, il Cinefact, eccetera, per chiedervi cosa volete, come lo volete, la taglia e tutte le cose. Quindi tranquilli. E poi il giorno dopo direi che farò il primo video di ringraziamento, quello gigantesco. Oltre a quello che sto facendo adesso, ma questo è proprio una live per dirvi che l'ovetto di Ulule si è riempito. E quindi sono felice. Grazie ancora. Vi adoro. Non fate i bravi, andate al cinema, mi raccomando. E ciao ne. Termina. C'è scritto termina, io clicco termina. Grazie ancora. Ciao ne.